E saluti cari ragazzi di Alphatech e benvenuti in questo nuovo video. Siamo oggi qui con una nuova postazione, con la nostra bella lavagna, per parlare di alcuni argomenti. E questa probabilmente sarà la configurazione da adesso in poi per argomenti prettamente teorici. Poi vi andrò a spiegare che cosa ho intenzione di fare ora e che cosa andremo a parlare. Già lo potete capire da quello che è scritto qua sulla lavagna. E finalmente posso fare video d'estate senza esplodere di calore, perché come vedete ho su il microfono lavalier, radiomicrofono tra l'altro lavalier, che mi permette di tenere acceso almeno il ventilatore, anche se è un po' tutto chiuso per ora, quindi comunque suderò enormemente, ma riuscirò comunque a portarvi dei video senza me che colo di sudore tremendo. Comunque mi scuso se è tanto tempo che non esce video, perché purtroppo ho avuto dei periodi molto incasinati, correre di qua, correre di là, ero sempre mal di fretta, ho avuto un po' di problemi tecnici nella realizzazione, ma finalmente siamo qui con questo nuovo tipologia di video che devo dire penso sia molto carino. Tra l'altro noto per la prima volta che con un po' di latenza e un po' a modo suo, tanto mi stanno volando, roba varia che ho qua davanti, il face tracking, non so se fa anche, riesce a fare bene l'autofocus, sinceramente non l'ho mai provata perché non ho capito se questa funzione è una funzione della Canon della 600D o è una cosa del Magic Lantern e se è veramente ben supportata per la 600D. Comunque, bando alle ciance, passiamo a noi. Cosa andremo a parlare oggi? Di connessioni internet. Ma che cosa delle connessioni internet? Perché l'argomento è veramente molto vasto. Andiamo a parlare delle varie tecnologie al momento disponibili per la fruizione, diciamo, di connettività internet, perché alla fine parleremo di qualcosa che non è, parliamo anche di tecnologie che non sono proprio banda larga per forza, alcune che sono un inizio per la bull, quindi la banda ultra larga, e quindi insomma andiamo a vedere queste cose qui. Ovviamente al momento trattiamo queste tecnologie tutte indipendentemente dal modo con cui vengono implementate, quindi erogazione da centrale oppure erogazione da cabinet o direttamente fino a casa dell'utente in caso ci siano tratte in fibra. Tutti sono, la maggior parte di queste connessioni prevedono una rete, diciamo, di backbone, comunque di collegamenti intercentrali in fibra ottica per la maggior parte di queste. Di solito non arriveremo poi a parlare di DSL in poi, bene o male tutte prevedono connettività in fibra ottica nel mezzo, poi l'erogazione viene fatta da centrale. Ma ora andiamo a soprassedere a questi dettagli, perché poi ora facciamo una rapida carrellata sulle tecnologie per non essere eccessivamente lungo e darvi comunque delle informazioni basiche. Poi se vi interessa approfondire l'argomento andrò a fare, almeno per i principali di queste tecnologie, andrò a fare un approfondimento nel dettaglio. Quindi partiamo subito dalla più vecchia, diciamo così, che è il dial-up. Molti la conosceranno anche come connessione 56K, ma in realtà non è solo 56K, poteva essere 26,6 se non sbaglio, o anche i tagli ancora inferiori, però diciamo l'evoluzione più recente, forse più conosciuta dalle persone più giovani, è la 56K, l'ultimo stadio evolutivo della connessione dial-up. Quindi abbiamo la connessione dial-up con velocità massima di 56 kilobyte per kbps, quindi kilobyte per secondo. E questa qui aveva la peculiarità e la caratteristica di potersi integrare con le reti PSTN, quindi con la fonia analogica, con una particolare caratteristica, a differenza poi vedremo di altre tecnologie che permettono comunque di integrarsi con la PSTN, questa qui sfruttava il canale completo della PSTN, non ci conviveva, ma utilizzava proprio la PSTN come metodo trasmissivo. Infatti ci si collegava tramite lo spettro della voce, che dovrebbe essere dei 4 kHz, se non sbaglio. Quindi se era attiva una connessione dial-up 56K per esempio,
non era possibile utilizzare la linea telefonica per effettuare ulteriori chiamate o quant'altro. Anzi, molto probabilmente molti se lo ricorderanno, se tiravate sulla cornetta del telefono, sentivate dei toni distorti che erano i toni di comunicazione tra i due modem che vi erano ai due lati. E probabilmente cadeva anche la comunicazione perché andavate a introdurre dei disturbi o comunque dei problemi di comunicazione, ed è il classico non sollevare la cornetta. Però, diciamo, questo è basicamente la dial-up era nata per lavorare sopra appunto la rete telefonica già esistente, quindi senza la necessità di una nuova infrastruttura, se non quella per garantire l'accesso ad internet fino a un massimo di 56K. In realtà poi ci sono state altre tecnologie che hanno tentato la compressione di questi dati, però dipendeva molto dal tipo di dato che veniva trasferito, non riusciva a dare un guadagno prestazionale definibile, era molto relativo, variava parecchio e alla fine ci si è evoluti verso altre tecnologie. La prossima tecnologia che andremo ora a parlare è la ISDN. Ora ne faremo una panoramica molto veloce, in quanto la ISDN in realtà è molto più complessa, molto più elaborata, ma l'andremo a trattare, come ho già detto, in un video apposito. Ora andiamo a scalfire la superficie di quello che è la ISDN. Allora, intanto ISDN sta per Integrated Service Digital Network e lavora a canali, diciamo così, e permette la velocità di 128K a due canali, 64K a un canale. Quindi questo 128K a due canali è stato, diciamo, uno dei principali motivi per cui al tempo, pensando che affiancato vi era la 56K, quindi la dial-up o con la dial-up, diciamo, di al tempo probabilmente erano già al top al 56K, quindi diciamo, questo permetteva uno step up nelle velocità. Quindi si è piano piano, non così capillarmente, però si è comunque anche iniziato ad adottare non solo in, diciamo, lato business aziendale, ma anche il lato utenza domestica, scusate, la ISDN, perché permetteva comunque 128K, che era un incremento sostanziale, era un boost in avanti. Inoltre permetteva anche funzionalità di fonie avanzate, abbiamo l'avviso di chiamata, trasferimento di chiamata e anche la possibilità di vedere l'ID chiamante, cioè chi ci stava chiamando, ed era, insomma, un passo avanti rispetto alla fonia analogica. Quindi questo è principalmente che cosa ha spinto l'utenza a passare alla ISDN, appunto 128K, 56K, e poi andremo oltre. Ora, la prossima tecnologia che andremo a parlare, siamo un attimo più nel lato business. Anche specialmente in certe zone magari non ben servite da tecnologie più, diciamo, più potenti, tra virgolette, o ove non è presente, oppure ove comunque c'è bisogno di maggiore stabilità, si andranno a utilizzare le tecnologie che ora andremo a vedere. Quindi un po' differente dalla ISDN, che era stata applicata per un periodo, diciamo, anche all'utenza privata, ma queste sono tecnologie prettamente utilizzate nell'ambito business. Con l'ingresso in queste tecnologie, queste tre che vedete qua nell'elenco, entriamo di diritto nella famiglia delle DSL, diciamo all'italiana, ovvero Digital Subscriber Line. Infatti troviamo SHDSL, SDSL e HDSL. Queste sono connettività che si distinguono sia per varie velocità, sia per varie caratteristiche. La prima siamo la Single Payer High Speed DSL, che permette su una singola coppia di viaggiare dai 192 kbps fino a 2,3 mbps su singola coppia, su doppia coppia 384 kbps fino a 4,6 mbps. Questo per quanto riguarda la SHDSL. Ovviamente queste sono tutte tecnologie digitali in cui passa traffico dati, semplicemente, come notate qua nella nota, solo traffico dati. Solo traffico digitale. Non so perché digitale o dati, probabilmente una mia errore di scrittura in questo momento. Comunque il concetto che vogliono dire è il medesimo. Questo per l'SHDSL. SDSL sta per Symmetric DSL. Appunto, già qui si nota un approccio più verso un'azienda business, quindi una connessione simmetrica, pari up, pari down, non tanto quanto andiamo a vedere con la DSL si va ad utilizzare nell'uso domestico, in cui si tende a privilegiare il download rispetto all'upload, in quanto il download tende
tecnicamente è, diciamo, più sfruttato, più utilizzato dall'utente, diciamo, normale. Diciamo che per l'utente normale è così, non proprio una regola fissa, ma diciamo che nel 99% dei casi stiamo riuscendo bene. Qui per l'SDSL troviamo una velocità che può variare da 72 kbps fino a 2,3 mbps ed erogabile massimo fino a 3 km da centrale, sempre solo traffico dati. Differente invece per l'HDSL, che permette di andare da 2 Mbps a 8 Mbps. La particolarità dell'HDSL è che ha solo traffico digitale, simmetrica, supporto al VoIP, ma c'è la possibilità di affasciare i flussi per avere potenze, velocità, scusate, non potenza, velocità superiori unendo più flussi. Quindi questa è una particolarità e questo fa capire anche la sua, diciamo, il suo orientamento verso il business, perché tendenzialmente nell'utente domestico tu hai quella velocità e quella è, puoi trovarti dove ti pare, magari se hai solo una DSL a 2 mega, ma quella è. Invece questa tecnologia già di per sé permette l'affasciamento di flussi, quindi è già un passo nettamente avanti. Comunque vi rifaccio notare che queste sono tutte tecnologie simmetriche, ok? Quindi questo è da tener conto e vi ricordo che comunque siamo nella famiglia delle DSL. Ora passiamo alle tecnologie DSL per l'utente domestico, diciamo così, per l'utente, per l'uso casalingo, ecco. Bene, siamo finalmente giunti alle reti DSL per l'utenza domestica. Troviamo in primis la DSL e la più recente VDSL o VDSL2, a sua volta che la DSL è divisa in ADSL2 e ADSL2 Plus. Ora non vado a scendere nei dettagli di che cosa cambia in queste, diciamo, terminologie, poi andremo a approfondire quando andremo a parlare delle singole tecnologie. Ma partiamo innanzitutto dall'ADSL, che sta per Asymmetric Digital Subscriber Line, appunto. Asimmetrica perché ha un ratio di down e di up differenti tra loro. Possiamo, diciamo, che con l'ultima revisione di DSL 2 Plus troviamo un ratio di download massimo di 24 megabit al secondo e un upload massimo di 1 megabit al secondo. Particolarità della... Scusate, passano motorini. Questi ancora si sentono. Particolarità della ADSL è la possibilità di convivere con la rete PSTN, quindi non sfrutta il primo, diciamo, il primo tratto di frequenza di 4 kHz, ma sfrutta solo dei 25 kHz in su. Questo permette, tramite l'uso di splitter, di poter comunque continuare ad utilizzare la fonia tradizionale, che viene semplicemente filtrata tramite un filtro passabasso. Un filtro passabasso che permette ai telefoni di lavorare solo in questo range di frequenze qui e di non introdurre altri disturbi sul segnale ADSL, e permette a sua volta all'utilizzatore che va ad utilizzare il telefono di sentire solo lo spettro dei 4 kHz e non sentire tutti i toni che si genererebbero dalle frequenze dell'ADSL. Quindi questo è, diciamo, usato lo step successivo per permettere di non stravolgere completamente l'utenza domestica, anche se negli ultimi tempi, specialmente in Italia, si sta tendendo a fornire ADSL con fonia VoIP, quindi che non va più a sfruttare, diciamo, questo range qua. Non dovrebbe essere esteso, se non sbaglio, il range probabilmente della frequenza ADSL, ma non sono sicuro su questo. Comunque si elimina la parte PSTN e si va a digitalizzare anche la PSTN e si va ad introdurre l'utilizzo del VoIP. Successivamente a questo c'è lo step successivo, è la VDSL, ovvero Very High Speed DSL, Digital Subscriber Line. E qui andiamo a parlare anche di profili. Ci sono varie profilazioni, diciamo le più comuni in Italia ovviamente sono 8A, 17A e 35B, rispettivamente per rigida e per le due velocità diverse di elastica, quindi che erogano 100, 300, in realtà si utilizza solo a 200 megabit di profilo al momento il 35B, e l'8A si usa, se non sbaglio 8A è per la rigida. Poi comunque tutte queste informazioni ora prendetele molto come indicazione di vari step di velocità che permette la VDSL. Poi andremo a trattare nel dettaglio le varie
le varie implementazioni, anche perché ora non sono sicuro, perché ricordo che in 8A in Regia si può arrivare fino a 80 megabit, quindi probabilmente il profilo non è l'8A ora, non, oppure ho un'indicazione di velocità sbagliata. Comunque i tagli più o meno, diciamo, di velocità sono questi, ci permette di arrivare per ora fino a 30 megabit. In realtà ci sono anche altre sperimentazioni che dicono che sono arrivati vicino al gigabit con la VDSL. Il problema, scusate, è che bisogna essere molto vicini al cabinet. Un problema che si è notato anche nell'infrastruttura, specialmente italiana, è che non sempre questo è vero. C'è un'utenza oltre il chilometro e già lì la VDSL comincia a decadere e si ricade o a velocità simile alla DSL, diciamo oltre un chilometro, non so, un chilometro e due, perché comunque un chilometro ancora si riesce ad agganciare sui 30 megabit. Poi dipende, ecco, il problema della VDSL è che è molto, troppo, secondo me, dipendente dallo stato della tratta in rame, insomma, dell'impianto telefonico in casa, segna molto. Uno perché stiamo parlando di velocità molto più alte, uno perché comunque è molto sensibile, secondo me. Infatti, diciamo, non viene cioè viene relativamente, tra virgolette, considerata una tecnologia di nuova generazione, in quanto più che altro permette il riciclo delle vecchie infrastrutture. Ma quello che ci stiamo avendo poi è verso le reti GPON, quindi una rete fibra ottica passiva, di cui però tratteremo in un altro video, quando andremo a trattare anche delle tecnologie in fibra ottica, che ora non andiamo a parlare, che sono tutte tecnologie che permettono di viaggiare su rame. Ecco, questa è una caratteristica di queste. Una piccola aggiunta che devo fare, che non ho detto prima, è che la 56K dial-up, scusate se la chiamo 56K, una mia brutta abitudine, è che rispetto a tutte le altre tecnologie qui citate ha latenza molto alta. Di solito si parla nell'arco dei 400 millisecondi e attualmente si fa per una VDSL, può andare da 30 millisecondi fino a 7-9 millisecondi, molto poi dipende dalla rete di trasporto dell'operatore. Ecco, quindi insomma c'è un netto miglioramento. Ecco, quindi niente, adesso vedrete sparire tutto questo e riapparire una tabella riassuntiva finale delle varie velocità e poi trarremo un attimo le nostre conclusioni. Bene, e su questa tabella possiamo concludere questa nostra piccola carrellata sulle tecnologie, su queste tecnologie. Qui potete notare se è una connessione paritaria o meno, velocità massima, ovviamente teorica, poi ovviamente possono influire vari fattori che poi andremo a parlare magari nelle strutture di rete, delle varie reti, diciamo per le TLC, e qui la tecnologia. Come notate, l'attuale, diciamo, in diffusione è la VDSL, anche se si sta discutendo parecchio se sia veramente una tecnologia di nuova generazione o meglio reti fibra ottica GPON, ma come già detto ne ritratteremo. Comunque sono le più utilizzate, sono DSL e VDSL al momento. Rimangono poi queste, sempre per il lato business, probabilmente SHDSL, se non sbaglio, sia uno step, è una, diciamo, una molto utilizzata per stabilità e quant'altro. Poi comunque queste sono le tecnologie. Ovviamente se ho tralasciato qualche tecnologia fatemelo sapere, poi magari ne tratteremo in maniera più approfondita. Ora, queste è quelle che io, diciamo, in qualche modo conosco, ho ricercato al momento. Se volete sapere qualche altra informazione, scrivetemelo nei commenti. Se notate che ho detto qualcosa in maniera errata, fatemelo sapere, scrivetemelo nei commenti. Poi ovviamente mi correggerò e farò anche video in caso ci sia necessità di effettuare correzioni a riguardo. E niente, se questo video vi è piaciuto vi invito a mettere un mi piace, fatemi sapere anche cosa ne pensate di questo nuovo stile di video nei commenti. E niente, un saluto a tutti da Andrea per AlphaTech, ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!